Eccoci qua, puntata numero 6 di Autoradio. Non sentite niente? Beh, il motivo è che siamo a bordo di un'auto completamente elettrica. Abbiamo lasciato alle nostre spalle la Top 4 di Cuneo, concessionaria Seat Mitsubishi, perché oggi siamo a bordo di iMiEV, l'auto elettrica, completamente elettrica di Mitsubishi. Un'auto molto piccola che fa 120 km in autonomia con una sola ricarica di corrente elettrica. Basta attaccarla nel vostro garage e lei viaggia per 120 km. Siamo a bordo di un'auto elettrica per un motivo specifico, perché stiamo andando a Cuneo nella nuova sede dell'ATL, nuovissima, inaugurata giusto qualche giorno fa, a incontrare il direttore Paolo Bongiovanni per parlare di turismo in provincia di Cuneo. Tutto questo nella sesta puntata di Autoradio, fra pochissimo. Eccoci qua, stiamo arrivando davanti alla nuovissima sede dell'ATL di Cuneo, perché ci aspetta il direttore Paolo Bongiovanni. Eccolo qua, buongiorno direttore. Buongiorno a lei. Ben trovato a bordo di Autoradio. Allora, quest'oggi mettiamo la cintura. Quest'oggi lo ospitiamo a bordo, visto che dobbiamo parlare di turismo e anche di turismo ecosostenibile. Lo ospitiamo a bordo di un'auto completamente elettrica. Infatti, quindi direi... Me ne sono accorto la totale assenza di rumore. Devo dire che io è la prima volta che guido un'auto di questo tipo e all'inizio è un po' destabilizzante non sentire il motore che di sotto, però devo dire che è molto piacevole. Facciamo un giro intorno alla nostra città, la circunnavighiamo. Benissimo. E ne approfittiamo per parlare un po' di ATL, di questa nuova sede, di manifestazioni. Iniziamo proprio... magari raccontando questa istituzione, no? Di che cosa si occupa l'azienda turistica, soprattutto in una città come la nostra. Bisogna tornare indietro di un po' di anni, perché era il 1997, quindi 20 anni fa, quando l'allora legislatore regionale, l'assessore Angeleri, fece una scelta epocale, chiuse le APT, le aziende di promozione turistica, che erano enti pubblici, e diede vita, invitò i territori a costruire dei nuovi soggetti pubblico-privati, che si chiamavano poi ATL, dove l'innovazione era che accanto al pubblico scrivere le regole del gioco turistico erano i privati. Partì questo ente cuneese con 5 soci, oggi arrivò fino a 110 i momenti di massimo splendore, oggi sono 105 semplicemente per la chiusura degli enti comunità montana, e rappresentano tutte le forze amministrative, ma anche tutte le forze produttive del territorio sono rappresentate in una compagnia sociale. Questo cosa vuol dire? Che quando si parla di promozione ci si interfaccia con chi vive di turismo. Chiaro. E questo ti obbliga ad andare in una direzione di creare reddito. Ecco, questo diciamo come tutto questo a livello provinciale. A livello di, allora, il legislatore divise il territorio in ambiti territoriali omogenei, furono inizialmente 11, oggi 9 in Piemonte, che ridurranno ancora, ma il nostro territorio è tutto quello che prende la provincia di Cuneo al di qua del Tanaro, quindi la parte, okay, di pianura, una parte di collina e soprattutto la parte montana. Certo. Questo diciamo come orizzonte territoriale. Cosa fa la TL? ATL deve fare informazione, accoglienza e promozione turistica. L'accoglienza abbiamo inaugurato pochi giorni fa, sabato scorso, la nuova sede, una sede innovativa, con un ufficio turistico che forse è unico nel panorama europeo, come scelte architettoniche, quindi invito tutti coloro che poi ci ascoltano. Ho avuto l'occasione insomma di visitarlo qualche minuto fa, proprio accompagnato da lei. Devo dire che la struttura è veramente molto bella, in una realtà recuperata in maniera veramente assolutamente importante. Insomma. Quindi loro è merito agli architetti, ma domani vuol dire che stiamo già lavorando sull'apertura di altri uffici che si chiameranno IAT, di accoglienza turistica. Abbiamo già aperto Borgo, San Dalmazzo e Fossano,
ma a breve ci saranno Limone Piemonte e Vicoforte e subito dopo Mondovì, per poi arrivare a regime nell'arco di un 15-20 mesi con Saluzzo, Savigliano, Tronero, ormai famoso. A questo punto avremmo mappato tutta la provincia con gli uffici di accoglienza. Ma a fianco di questo, il grande lavoro della TL è promuovere il territorio, e lo facciamo come? Innanzitutto ci sono sempre le fiere di settore, quindi durante il corso dell'anno 17 volte ci facciamo eventi internazionali e nazionali a presentare il prodotto turistico del territorio. Invitiamo giornalisti e operatori, e di questi giorni la Borsa Internazionale del Turismo non Gastronomico che organizziamo a Cuneo con 50 tour operator da tutto il mondo che si fermeranno qui per fare il workshop, quindi con i venditori, con i seller, negozieranno per un giorno e mezzo nel complesso monumentale di San Francesco per poi visitare il territorio e speriamo per venderlo, metterlo in catalogo e venderlo. Invitiamo giornalisti sempre internazionali con molta frequenza, usciamo su riviste di settore, ma poi oggi una fetta grossa della nostra comunicazione, oltre sempre emittenti locali con le quali lavoriamo e nazionali, è il discorso del web e di social network. Oggi nel nord-ovest la pagina Facebook di Ente del Turismo che ha più follower, quella, lo dico con un minimo di orgoglio, è quella di Atiele Cunese, che ne ha 53.700. Se pensate che Torino, che è seconda provincia di Torino, ha 35.000, ci siamo mossi abbastanza. Ecco, però mi viene da dire, ci sarà, suppongo, nel fatto di dover gestire un territorio così ampio, ci sono i pro e i contro, nel senso che comunque il nostro territorio, c'è la montagna estiva invernale, c'è la collina, ci sono delle città storiche importanti. Come si riesce a gestire tutto? Allora, ha toccato un punto di cui discutevo stamattina con alcuni amministratori, c'era da me il sindaco di Acceglio e quello di Saluzzo, discutevamo proprio di quello. Allora, io credo, e lo dicevo anche l'altro giorno in una lezione che facevo all'università, che nell'eterogeneità di questo territorio stia la forza. Da un lato può esserci anche una forma di debolezza, non c'è un elemento unico identificativo. Abbiamo messo sul nostro logo lo skyline l'immagine del Monviso, del Re di Pietra, sicuramente la montagna la fa da padrone come numero di presenze, però come ha detto giustamente lei, c'è una gastronomia, la montagna estiva, quella invernale, la pianura, le città d'arte. Allora, come ci proponiamo? Ci proponiamo con un turismo per 365 giorni. Se chiudiamo una stagione invernale straordinaria come quella che abbiamo vissuto, che ha battuto tutti i record di numeri, grazie al fatto che abbiamo avuto la neve naturale a partire da dicembre, ovviamente la meteorologia è stata con noi, oggi noi viviamo su un momento di eventi e di manifestazioni fieristiche dove possiamo promuovere le città d'arte, ma poi arriva l'estate con tutte le attività outdoor all'aria aperta, per poi arrivare all'autunno con i grandi eventi enogastronomici. Quindi diciamo possiamo riuscire, se abbiamo la capacità, lavorando insieme, amministrazioni, ATL, soggetti privati, albergatori, ristoratori, tutti i gestori della ricettività, operatori delle incamiche, a creare un prodotto per 365 giorni, che è la sfida più importante per riuscire a vincere la partita del turismo. Ecco, dicevamo prima, fino a qualche anno fa pensare a Cuneo come città turistica era difficile. Oggi invece, anche come ha detto lei, visto, una volta era anche difficile pensare a qualche attività nella nostra città, in particolare a Cuneo. Oggi ogni weekend c'è qualcosa e Cuneo diventa davvero turistica. Allora, le faccio una battuta a proposito. Il nostro presidente, che purtroppo ormai non c'è più, l'avvocato Gianni Garcellotti, che era un grandissimo gourmet, 11 anni presidente della Banca del Vino, diceva: a Cuneo non si mangia. Questo per la valutazione che lui faceva sulla ristorazione cuneese. Oggi, a distanza di 3-4 anni da quella sua battuta, nel centro storico di Cuneo, quella che era la parte un po' malfamata, quella che non faceva neanche piacere camminare la sera, è diventato un salotto. D'estate ci sono tutti questi dehors, ci sono 17 ristoranti nei quali si mangia in uno o meglio nell'altro, che sono addirittura consociati in un'associazione. Nella piazza dove nasce, dove è nato il nuovo ufficio della TL, quindi il nuovo ufficio del turismo, c'è il più importante, ha messo sede lì, il più importante birraio artigianale d'Italia. Questo per dire che cos'è successo sotto un certo punto di vista. Poi via Roma pedonale, tutto il rifacimento del centro storico, organizzatori di eventi che arrivano da Torino, da Asti. Cito i due esempi perché li ho vissuti io in prima persona. Approfitto per dire che torna anche nella nostra città la grande fiera d'estate. È proprio lì con quello che stavo dicendo, perché c'è organizzatori di eventi che vengono a bussare alla nostra porta per portare gli eventi a Torino e Asti, a Cuneo. Siamo passati in Piazza d'Armi, vediamo che ritorna anche la grande fiera d'estate in Cuneo. L'ottobre, festa illuminata, tutti eventi nati in questi ultimi anni e mesi
sulla città di Cuneo. Che hanno dato una scossa importante. Una scossa di chi è il merito? Quindi, sicuramente il merito del sindaco, sicuramente un po' dell'ATL, sicuramente degli albergatori, dei commercianti, di chi fa incoming, di la signora che porta gli inglesi a passeggiare in bicicletta nel parco fluviale, glielo racconta talmente bene che questi non salgono neanche più ad Argentero sul Monviso e si fermano al parco fluviale di Cuneo. Io dico che tutti questi fattori messi insieme hanno giocato per una Cuneo che oggi è turistica, lo confermano i numeri in costante crescita, ma lo conferma anche l'animazione che si è spostata su Cuneo. Ogni imprenditore turistico che arriva da fuori, ogni giornalista che accogliamo resta incantato dall'ordine delle strade di Cuneo. Stiamo percorrendo Corso Nizza adesso verso via Roma e si vede questa unicità, queste linee dritte, e poi dal fatto della cornice di montagne che c'è attorno. Il primo segnale forte fu la donata degli Alpini, torna indietro al 2008, però la grande donata, il report, abbiamo raccolto quasi 3.000 report e tutti erano entusiastici di cosa avevano visto. Parlando un po' di statistiche, chi sono i turisti di Cuneo? Italiani, stranieri? Se stranieri, da dove? Allora, siamo ancora sopra il 50% di presenze italiane, 57%, il 43% sono stranieri, nell'ordine abbiamo prima i francesi che la fanno ancora da padrone, sia per la vicinanza sia per la forza della Costa Azzurra, dove sappiamo passa l'1% dei turisti del pianeta, e subito dopo ci sono i tedeschi, il mercato di lingua inglese è al terzo posto, e al quarto posto ci sono i Paesi Bassi, che sono stati leggermente in discesa, l'Olanda nel 2016, e invece in fortissima crescita il Belgio. Quindi insomma abbastanza variegato. Sì, diciamo che queste sono comunque le realtà più forti, poi sicuramente poi ci sono altre realtà europee ed extraeuropee, perché comunque abbiamo dei numeri non eclatanti ma sensibili sugli statunitensi, sui canadesi, e abbiamo registrato 1800 presenze, quindi notti dormite di australiani, che è anche una cosa curiosa. Assolutamente sì. Parliamo un po' di questa nuova sede inaugurata lo scorso sabato, molto bella, al di là del, diciamo, l'aspetto estetico molto utile, no? Mi verrebbe da dire ben strutturata. Ma allora, innanzitutto si trova in piazza Forboario, quindi in uno di quelli che è quello diventato salotto di Cuneo. Abbiamo cercato di dare una comunicazione esterna mettendo quattro grandi video wall che trasmettono 24 ore su 24 immagini del territorio, che vengono replicate in tutti gli uffici turistici di cui parlavo prima della provincia, e tutti controllati in remoto, quindi quello che si vede a Cuneo si vede a Limone, si vede a Vicoforte, si vede a Mondovì, si vede a Fossano, eccetera. All'interno, quando si entra dentro, si cammina sulla parte più curiosa, che si cammina sulla provincia, sulle varie città. Molto bella questa cosa, devo dire. È sicuramente innovativa, perché non c'è da altre parti, ed è uno degli elementi distintivi di questo ufficio turistico, che poi ha questo grande bancone che rispecchia la montagna. Il design di questo bancone ripropone la montagna. Ci sono due grandi monitor, uno che parla di neve e uno che parla di attività del territorio. Ci sono dei visori quadridimensionali per provare l'emozione di trovarsi sul Colle dell'Agnello, o sulla Via del Sale, sulla Rimbone Monesi, o nelle Grotte di Bosseo, al Castello di Racconigi, o a passeggiare a Pian della Vasco, o fare una decina fluviale nello Stura, con questi monitor, con questi visori 4D. E poi di fianco c'è la possibilità di affittare biciclette elettriche a pedata assistita, con una sala dedicata al cicloturista. Proseguendo in avanti ci sono ovviamente gli uffici operativi, fino ad arrivare alla sala Gianni Vercellotti, che è la sala convegni e riunioni, che ha invece la sua particolarità: se l'ingresso ce l'ha sul piano di calpestio, quindi questo pavimento particolare, la sala convegni e riunioni ce l'ha sul soffitto, dove ci sono tutte immagini a sbalzo del territorio che merita una visita anche questa, per poterla vedere. Ecco, diciamo, abbiamo quindi l'invito è aperto non solo ai turisti, ma anche ai concittadini, no? Allora, il primo giorno di apertura, che è stato il 25 aprile, 44 cuneesi, perché abbiamo monitorato, noi chiaramente censiamo ogni presenza dell'ufficio turistico, su una sessantina di passaggi, 44 erano cuneesi che sono venuti a vedere, e ringrazio pubblicamente. Anche perché poi ogni tanto io mi rendo conto, ma personalmente, anche che il territorio magari
non lo conosciamo così bene, magari conosciamo meglio territori dove siamo stati noi turisti, ma ci manca quello che abbiamo sotto il naso, no? In qualche modo. Assolutamente, guarda, io le dico, abbiamo delle cose straordinarie e vivendo questa provincia io ogni volta me ne accorgo, ma ne cito una perché l'ultima non mi accorgo logico. Venerdì scorso ero a cena a Torre San Giorgio alla Sagra del Fritto Misto, un evento che porta 7-8 mila persone in questo comune di 700 abitanti. Bene, mentre eravamo lì, il sindaco mi ha raccontato che Torre San Giorgio è il comune d'Italia che ha il più alto numero di aziende rispetto agli abitanti. Pensate, 700 abitanti, 100 aziende. E questo mi ha fatto sorridere il cuore, perché dico, è uno dei tanti gioielli di questo straordinario territorio. E sulla piazza dove c'è la sede attiva, dall'altra parte c'è la sede dei coltivatori diretti. 3 settimane fa ero dalla presidente e mi raccontava che la coltivatori diretti, federazione della provincia di Cuneo, è la più potente d'Italia, con, mi sembra, se ricordo bene, 23.000 aziende e 30.000 tesserati. Quindi numeri impressionanti. E tutto questo fa parte di un territorio straordinario che deve però fare un passo avanti forte. Cuneesi, intesi come abitanti di tutta la nostra provincia, devono parlare bene di casa loro ed essere orgogliosi. Non mi ricordo quando arrivai alla TL 17 anni fa, ma dobbiamo vendere il turismo, e qualcuno mi diceva, ma noi cosa abbiamo da vendere? Che abbiamo tanto! Guardiamoci intorno, adesso stiamo percorrendo questa magnifica piazza Galimberti, che è unica, è straordinaria, dico, parliamo bene di noi, siamo orgogliosi della nostra terra e faremo bene, un bel servizio al territorio. Ancora una parentesi su BTEG, questa borsa del turismo enogastronomico che arriva a Cuneo, anche lì una borsa internazionale del turismo a Cuneo, verrebbe quasi a mettersi le mani nei capelli, una grande occasione per la nostra città. Assolutamente, questo è il segno di quello che dicevo prima, se un evento internazionale che porta operatori internazionali e nazionali a lavorare qui a Cuneo per 3 giorni e visitare il territorio ha scelto Cuneo. Fra l'altro ospitato dal Centro Monumentale di San Francesco, che gli organizzatori hanno detto la più bella sede in cui questo evento sia mai capitato, deve far pensare sulla forza di un territorio e soprattutto far capire che questo territorio ormai la partita del turismo non può più perderla, ormai l'ha vinta, bisogna solo crescere. Tra l'altro anche un'occasione, al di là dello scambio, degli scambi del BTEG, anche il MEG, mercato enogastronomico, aperto a tutti, dove si mettono in mostra un po' le eccellenze, però non solo del nostro territorio. Assolutamente, sabato mattina ci sarà anche questo ennesimo nuovo evento che va a imperlare il panorama degli appuntamenti cuneesi. Grandi prodotti tipici per tutti, non solo, come dice giustamente lei, i cuneesi, e sarà anche un'occasione per questi tour operator che finiranno proprio sabato mattina le loro contrattazioni di fare un assaggio di questi prodotti per poi andare a visitare il territorio. Li porteremo a Fossano a vedere la mostra di Caravaggio, ma li porteremo a Vicoforte a fare la salita magnifica, li porteremo alle grotte di Bossea, li porteremo a visitare la città di Saluzzo, li porteremo al parco naturale delle Alpi Marittime a visitare il centro del lupo, e li porteremo, dimenticavo, a Carrù a assaggiare la carne piemontese, a visitare il centro, esattamente, il centro della Piemontese, per fargli fare un piccolo flash di questo territorio, sperando che se lo portino nel cuore. E che portino i loro turisti, naturalmente. Allora, abbiamo fatto questo bel giro per la nostra città molto rapido, non abbiamo inquinato perché siamo a bordo di un'auto solamente esclusivamente elettrica. Solo un paio di ringraziamenti naturalmente alla Top 4 di Cuneo che ci ha messo a disposizione quest'auto anche oggi, è intrappolato, altro sponsor della nostra trasmissione. Grazie a Paolo Bogliani di ATL, buon lavoro e buon turismo per la nostra città. Grazie mille, arrivederci.